Allora, con il general manager Andrea Baccarini, che dire, non solo si è vinto a Lissone, ma 78-59, direi che lo inquadriamo anche per la cronaca. Direi che meglio di così non poteva proprio andare. No, direi che i ragazzi stanno aumentando ancora, se è possibile, la loro qualità di gioco, perché la partita è stata in equilibrio fino a metà del secondo tempo, poi la condizione, tutto, insomma, alla fine abbiamo vinto quasi di 20 ed è un crescendo, quindi abbiamo una condizione superiore, un entusiasmo superiore, è stata proprio una bella partita. Tra l'altro tanti protagonisti, tutti sono riusciti a essere protagonisti, forse ecco la menzione, come si è visto da quell'abbraccio con Regazzi, e per Samuel Dal Fiume. Sì, Sam sta dando al direttore dell'orchestra, ma non c'è nessuno che sta stonando in questo momento, perché non dipendiamo da nessuno, nel senso che tutti quanti stanno portando il loro mattoncino, poi è chiaro che tutti stanno dando il massimo per raggiungere un obiettivo importante, e la forza e l'unione di questo gruppo ancora una volta si è visto in un campo comunque non facile, perché questa squadra si era giocata la promozione l'anno scorso in Serie B e avevano obiettivi importanti, ecco, quindi tanta roba, e complimenti ai ragazzi, al coach, continuiamo così, e anche tutta la gente che anche oggi sembra di giocare in casa. Sì, una cinquantina di persone che si fanno 300 km, anche questo, solo loro meriterebbero la Serie B. Questo è il nostro zoccolo duro, ce lo teniamo ben stretto. Una passione coltivata in questi anni che sta contagiando, e speriamo voi vi quadrate. I nostri supporter, e quindi speriamo di continuare a regalargli queste soddisfazioni, perché se lo meritano tutti qua. Adesso doppia partita con Sassari, si parte domenica in casa ore 16, poi in Sardegna, squadra che conosciamo già, avendola già affrontata e battuta in Coppa, ma adesso chiaramente si riparte tutto, dimostra il fatto che appunto anche loro hanno battuto Lissone. Sì, testa bassa, non dobbiamo rilassarci sugli allori, e iniziare già da domani a preparare la partita di domenica prossima. Aspettiamo Sassari che giocherà con Torino, senza fare nessun tipo di calcolo, come sempre abbiamo fatto, aspettare di giocarci la prossima partita domenica 10 maggio e mantenere l'imbattibilità del Catania, assolutamente. Ecco, diciamo, bisogna continuare così, spingendo un po' su quella B. Ciao. Non lo voglio neanche dire, non ci penso neanche. Io spero solo che domenica ci sia un po' più di risposta, come avevo già detto, da parte della città di Faenza, perché questi ragazzi se lo meritano e stanno giocando veramente bene, bravi bravi veramente tutti, e penso che soprattutto loro per primi si meritano ancora più seguito, soprattutto in casa.